tutta questa polemica sulla giustizia, sul ministro Crosetto, come la giudica? Ma questo, per chi governa, è il momento di mettere da parte le polemiche e di fare la riforma della giustizia, è il momento di fare i passi avanti come si sono fatti ieri in Consiglio dei Ministri. La valutazione dei magistrati è un altro grande passo avanti per rendere più efficiente e più equa la giustizia. Credo che su questo tema dovremmo lavorare tutti insieme, perché è quello che i cittadini si aspettano. In ogni caso la maggioranza deve fare le riforme, questa è la nostra non sfida alla magistratura, ma è la nostra responsabilità. Pensare alle pagelle della magistratura non la ritiene un po' una sfida? No, io devo dire che non solo avrei introdotto le pagelle, ma anche fatto, come è giusto che sia per tante professioni nel nostro paese, i test attitudinali, ma mi sembra che il Consiglio dei Ministri non li abbia fatti. Perché bisogna avere paura di essere giudicati? Ovviamente ogni categoria viene giudicata. C'è chi vorrebbe i test attitudinali anche per la politica a questo punto. Questo ci mancherebbe altro, io sarò disponibile a fare tutti i test attitudinali del mondo. La politica ha un grande giudice che si chiamano elettori, che ti eleggono e se fai male dopo 5 anni ti mandano a casa. Bisogna fare le riforme, no? Diceva, quindi sì. Giustizia più Forza Italia, premierato più Fratelli d'Italia, autonomia più Lega. Potremmo dire che quello che è successo in queste ore serve anche per riequilibrare, scusi il gioco di parole, alcuni equilibri all'interno della maggioranza di governo. No, aggiungerei noi moderati, più famiglia, più conciliazione lavoro-famiglia, lotta al femminicidio con educazione, formazione, cultura. Il governo è una coalizione che da 30 anni si pone per cambiare l'Italia ed è fatta di 4 proposte politiche dove ognuno porta il proprio contributo. La cosa importante è quello che sta facendo Giorgia Meloni, fare la sintesi e poi decidere e governare. Ci sono novità su quando verrà Crosetto a dire l'antimafia? Lo vedrà la commissione antimafia, mi sembra che il ministro Crosetto abbia detto con chiarezza quello che pensava e che, come conoscendo il ministro Crosetto, che è il profondo senso di rispetto delle istituzioni che ha, non ha nessun problema di se una commissione antimafia, giustizia, le opposizioni decidano, hanno gli strumenti per poterlo fare. Il ministro Crosetto sono sicuro che risponderà all'appello del Parlamento.